I capogruppo regionali di tutte le forze politiche di centro-sinistra e di rappresentanti delle associazioni civiche riuniti intorno ad un tavolo a Pescara in vista delle prossime elezioni regionali. PD, Movimento 5 Stelle, Italia Viva con tutte le altre forze del centro-sinistra insieme per giungere ad un'alleanza senza perimetro per essere protagonisti alle prossime regionali. Unanime il giudizio negativo e fallimentare del governo regionale a guida Marsilio, tra le maggiori criticità sottolineate da Silvio Paolucci, capogruppo regionale del Partito Democratico, sanità, infrastrutture e spopolamento dei territori. Costruire un progetto innanzitutto che tenga insieme queste forze, che condividono appunto il giudizio fallimentare di Marsilio, ma che abbiano a cuore l'Abruzzo e propongano insieme un progetto alternativo. Dopo, soltanto più in là, ovviamente costruiremo perimetro e candidature. E le questioni sono quelle che riguardano la vita degli abruzzesi. Una sanità che è fallimentare da ogni punto di vista, liste d'attese infinite, mobilità, migrazioni di pazienti e cittadini, agende chiuse ai CUP per qualsiasi tipo di prestazione, la questione delle infrastrutture, la questione del dissesto, la questione dell'ambiente, la questione dei trasporti. Ecco, sono tante i temi che possono legare un progetto alternativo per la nostra regione. Nel corso dell'assemblea sono stati presentati due documenti, Manifesto per l'Abruzzo e Un'idea per l'Abruzzo, redatti rispettivamente da PD e Movimento 5 Stelle e sottoposti a tutti i partecipanti. Due documenti, come ha ricordato il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Francesco Taglieri, che sembrano scritti dalla stessa persona. Taglieri. Il centrodestra unito e compatto vince, il centrosinistra non ha questa capacità di compattarsi, ha imparato dagli errori fatti nel passato? Ma no, non è questo il tema, bisogna soltanto capire effettivamente qual è il momento in cui bisogna partire tutti insieme per essere credibili di fronte a quello che è l'elettorato. Oggi è giugno, abbiamo tantissimo tempo davanti a noi, dobbiamo invitare gli abruzzesi a tornare al voto perché l'astensionismo è stato dimostrato anche nelle altre regioni che vince su tutto. Invitare le persone, coinvolgere in un progetto, raccogliere le loro istanze può essere vincente e quindi anche mandare a casa una volta per tutte il governatore Marsilio.